una partita veramente molto dura, 5 punti che però sono meritati. Ma penso proprio di sì. Eravamo nettamente superiori, loro hanno avuto tanto cuore a tenerci tutta la partita, però abbiamo fatto molti errori e sprecato tanto. Per fortuna alla fine abbiamo fatto bottino pieno, che era l'importante. Adesso lavoreremo nelle prossime 3 settimane per migliorare quelle fasi di gioco, sia in attacco che in difesa, che non sono andate bene, e vedremo la prossima Udine. Col Brescia non è mai stato facile, l'abbiamo già incontrata 2 volte nello scorso girone, non è mai stato facile. No, no, il Brescia è una squadra che è molto rognosa, e anche noi lo siamo, quindi cadiamo un po' in tentazione di fare quel spintino in più o quella cosa in più che ci porta a innervosirci, a fare male le cose che di solito vengono meglio. Però, ripeto, abbiamo portato a casa 5 punti ed è il più importante di tutti. Adesso prossimo è Udine, che è un altro oggetto misterioso, diciamo, lo abbiamo conosciuto l'anno scorso e ci aveva fatto un po' male a fine anno, adesso sarà un'altra storia. Sì, sicuramente ci prepareremo bene per la partita e veniamo da 3 partite in cui abbiamo cambiato il 10. E giocare con un'apertura sempre diversa è difficile. Adesso lavoreremo per arrivare a Udine riuscendo a fare il nostro piano di gioco in tutti i dettagli. Prima da titolare quest'anno con la Franklin Marshall, un bilancio di questi 80 minuti? Beh, bene, perché dopo 2 anni sono tornato titolare a Verona. L'anno scorso per scelte di vita ero a giocare da un'altra parte, quest'anno sono tornato qua con l'idea di giocare con la seconda squadra, quindi dare una mano alla crescita dei ragazzi, ovviamente allenandomi seriamente con impegno, e finché poi è arrivata questa chiamata da Antonio, prima con Lumezzane in panchina. Poi di nuovo in panchina con la Tarvisio, che personalmente ci tenevo perché è un mio derby, e adesso da titolare, per cui sono molto contento. È stata una bella rivincita rispetto al 5 punti veramente importanti,2 anni fa. Veramente positivi, ma che fatica a ottenerli, è stata veramente rognosa. Sì, 5 punti sudati. È chiaro che alla fine è bello portarli a casa all'ultimo, l'importante è portarli a casa. È chiaro che segnare all'80esimo dà ancora più gusto. Se fosse arrivati prima sarebbe stato molto meglio. Cos'è che avete sofferto di più in questa partita e cosa invece ha funzionato a dovere? Ma secondo me abbiamo sofferto abbastanza la loro fisicità, perché loro hanno difeso bene, fuori facevano tanta confusione, sicuramente il loro gioco era buttarla sulla confusione e noi siamo stati un po' polli a seguire questo loro gioco. Cosa invece ha funzionato Cosa ha bene? funzionato? La voglia. Secondo me, se segni all'80esimo è la voglia di arrivare e segnare. Questo è fondamentale. Noi abbiamo molta più voglia di loro. Loro sono venuti qua probabilmente per difendersi, perché poi alla fine stavano esultando per non averci fatto fare il punto di bonus. E noi invece abbiamo voglia di fare questo bonus, voglia di andarci a prendere questa seconda posizione e voglia di proseguire sui nostri obiettivi.